E parliamo ora delle aggressioni ai danni del personale sanitario. Per sensibilizzare sul fenomeno, un medico pugliese ha prodotto un corto presentato oggi al Senato. Testimonial Lino Banfi e Massimo Lopez. Sentiamo Chiara Americo. 4 casi al giorno, 1600 in un anno, almeno quelli noti perché seguiti da una denuncia e monitorati dall'INAIL. Sono i numeri delle aggressioni ai danni del personale sanitario. Le vittime sono soprattutto le donne, chi lavora nei servizi di emergenza. 4 su 10 tra medici e infermieri hanno subito in carriera almeno un attacco fisico, 6 su 10 uno verbale. A loro è dedicato il cortometraggio Confronti, presentato in anteprima al Senato, un'iniziativa tutta pugliese promossa dal medico Brindisi Fausto D'Agostino. Credo fortemente che occorre una grande operazione culturale che restituisca al medico, anche agli occhi dei cittadini, il suo ruolo e la sua dignità professionale. Lo so, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Un'opera cinematografica che punta ad alzare il velo su una realtà di cui si parla ancora troppo poco e che invece richiede interventi immediati, anche grazie a testimonial d'eccezione. Io dico, non si può, per esempio, può essere un piccolo deterrente avere una specie di gazebo vicino a ogni pronto soccorso. Più povero è il pronto soccorso, più, secondo me, questo gazebo è necessario, con due carabinieri o due poliziotti, un poliziotto o un carabiniere, che già un leggero deterrente, se arriva uno con l'intenzione di spaccare la noce del capocollo all'eventuale medico o infermiere. Mentre percorre il corridoio,